Bentrovati ragazzi, allora in questo video svolgeremo questo integrale, all'apparenza abbastanza complesso, ma in realtà vedremo che con le opportune trasformazioni, con l'opportuno cambio di coordinate, ovviamente diventerà qualcosa di molto molto semplice. Ricordiamoci che negli integrali doppi la difficoltà sta nel dominio e non nell'integrale in sé per sé. Comunque, questa è la nostra funzione integranda, rappresentata sarebbe questa funzione, no? Nello spazio tridimensionale. Il nostro dominio è questo, abbiamo x maggiore o uguale a 0, y maggiore o uguale a 0. Poi abbiamo y compreso fra 3x più 1, 3x più 3 e y più 2x compreso fra 3 e 5. Allora, concentriamoci ovviamente un attimo sul dominio come al nostro solito. Allora, osservate questa parte di dominio che io ho evidenziato in verde. Cioè y compreso fra 3x più 1 e 3x più 3 lo posso riscrivere portando il 3x dall'altra parte come y meno 3x compreso fra 1 e 3. E ovviamente y più dx abbiamo poi compreso fra 3 e 5. A questo punto non abbiamo x quadro più y quadro, cose del genere, quindi non è opportuno passare in coordinate polari, ma d'altronde ci rendiamo conto, ragazzi, osservate, perché in matematica prima bisogna osservare, poi riflettere e poi agire. Quindi abbiamo y meno 3x, che è proprio questa quantità, e poi 2x più y, che è proprio questa quantità. E allora torna utile effettuare un cambio di coordinate. Quindi io scriverò y meno 3x uguale ad u, vedete, l'ho portato qui sotto, l'ho riportato qui, e y più 2x invece uguale a v. Come al nostro solito ci troviamo la nostra nuova φ in funzione di u e v. Ho omesso di metterlo qua sotto, ma lo mettiamo immediatamente. La φ è in funzione di u e v, e quindi ovviamente esplicitando la y e poi la x otterrò questa quantità. Quindi qui l'ho divisa in tratti semplici, quindi l'ho scritta come 3v fratto 5 più 2u fratto 5 e allo stesso modo anche la x. A questo punto, come al solito, andando a risostituire, quindi abbiamo che la u è compresa fra 1 e 3, mentre invece v sarà compresa fra 3 e 5. E questi sono i nostri estremi di integrazione. Ovviamente ci andiamo anche a calcolare lo Jacobiano, perché ovviamente ragazzi, ricordiamocelo sempre, quando effettuiamo un cambio di coordinate, un cambio di variabili, ovviamente c'è sempre un prezzo da pagare e in questo nostro caso è lo Jacobiano. Lo Jacobiano ovviamente devo fare la derivata rispetto a phi di y, no? Però la derivata è prima rispetto a v, poi rispetto a u e allo stesso modo anche per la x, prima rispetto a v e poi rispetto a u, o viceversa, insomma. Quindi la derivata rispetto a v della y è 3 quinti, rispetto a u è appunto 2 quinti, poi la derivata di questa della variabile x rispetto a v è appunto 1 quinto e rispetto a u è meno 1 quinto. Ovviamente andando a moltiplicare, trovando il determinante, ovviamente esce negativo in questo caso, ma in valore assoluto lo considero uguale ad 1/5, quindi positivo. Quindi il nostro Jacobiano è appunto uguale a 1/5. In questo caso possiamo andare ad operare, quindi molto banalmente 1/5 è una costante, la posso anche uscire fuori dall'integrale, e quindi abbiamo integrale fra 1 e 3 in du, quindi l'integrale più esterno, per integrale che va tra 3 e 5 di u logaritmo di v in du. Ovviamente, se devo integrare poi questa quantità in dv, ovviamente u per me è una costante, quindi la porto fuori e quindi avrò semplicemente logaritmo, l'integrale fra 3 e 5 del logaritmo di v in dv. Ovviamente io non posso integrare una funzione logaritmica se ricordiamo dalle nozioni di analisi 1 e quindi questo lo dovrò integrare per parti, considerando 1 per logaritmo di v. Quindi qui ho riportato il calcolo dell'integrazione per parti, quindi g' sarà 1 su v, f sarà l'integrale di 1
in dv, ossia uguale a v, e quindi andando poi a diciamo, mettere, per così dire, questi ingredienti nella formula dell'integrazione per parti, avremo appunto questa quantità che ovviamente a calcolo fatto mi diventerà questa, cioè v per logaritmo di v meno 1. Quindi ragazzi, andate a rivedere l'integrazione per parti, perché sovente capita, no, nel calcolo di questi integrali. Benissimo, questo è il nostro risultato di questo integrale, e allora avremo v logaritmo di v meno 1 da calcolare fra 5 e 3. Andiamo prima a sostituire alla v il valore 5, poi il valore 3, otterremo questa, quantità. Ovviamente per posso anche contestualmente svolgere questo integrale, quindi di u quadro mezzi, da calcolare fra 3, fra 1 e 3. Ovviamente questo integrale sarà uguale a 4, quindi avremo 4 quinti alla fine, che moltiplica questa quantità, e in fin dei conti il risultato finale sarà appunto questo. Quindi come al nostro solito, quindi era x maggiore o uguale a 0, y maggiore o uguale a 0, quindi abbiamo avuto questa quantità, c'è questa parte, ovviamente vedete, questa l'asse x, ma quindi solo questa parte, col nostro cambio di coordinate abbiamo avuto un dominio di tipo rettangolare in questo caso, perché come ben vedete u è compreso fra 1 e 3, v è compreso fra 3 e 5, e quindi proiettando l'area di base sulla nostra funzione integranda avremo in questo modo calcolato il volume. Spero di essere stato chiaro e arrivederci al prossimo video.